1941, vabbè dai, me li porto ancora bene, sono ancora abbastanza, che dite? No dai, vi scherzo, sto scherzando ragazzi, 1941, ovvero allestimento Jeep JLU con ancora qualche personalizzazione, venite a scoprirlo. Ed eccola qui ragazzi, 1941, beh insomma l'abbiamo un po' toccata soprattutto, ma vedo questa scritta Rubicon, sì ragazzi è una versione ancora più particolare, diciamo è una versione privata di questo nostro cliente che tutte le Jeep che ha gli piace chiamarle Rubicon, e quindi ecco voi 1941 Rubicon style, ovvero abbiamo fatto così una ricetta, lui gli piace le cose un po' strane, un po' particolari, no? Quindi mi ha detto io non voglio però star lì gomme enormi, questo e quell'altro, almeno per adesso, quindi mi fai un bel assettino ed eccolo lì, un bel 2,5 con i suoi Fox e tutto, però all'inizio cavolo voglio lasciare ancora i cerchi originali, questo e quell'altro, va bene non c'è problema, però voglio giocare un po' anche con l'estetica e allora vai con questi bei supporti Jeep per montare i farettini, e poi dopo mi dice ma anche qualche grigliettina sui fari, va bene ti accontentiamo. E poi dopo è arrivata la richiesta un pochino più difficile, ma io vorrei un bulbarino, perché sulla mia vecchia Rubicon che era un JK avevo questo bulbarino e mi piaceva perché ci volevo mettere i fari. Allora dico aspetta, adesso guardiamo cosa mi invento, cosa non mi invento, ci siamo inventati una bella modifica, bella pulita, e ecco qua il suo bel bulbarino, cliente accontentato, con i suoi due fari a LED, ovviamente posizionati su pulsantiera originale Mopar, quindi tasto 1, tasto 2, tasto 3, 4, 4. E ve la faccio un po' vedere, insomma. Qui abbiamo il suo solito Fox. Poi qui abbiamo anche messo un bel correttore di caster Evo, molto molto utile per correggere le geometrie e per guidare bene le macchine. Non finirò mai, non mi stancherò mai di dirvelo ragazzi, perché le macchine è facile mettere 4 molle, 4 ammortizzatori, però poi le cose cambiano un po'. Abbiamo la sua bella livrea 1941, qui ci sono io, vedete, 1941, sono tirato, mi ha messo un po' di pancia, però ragazzi, ho lockdown 1, lockdown 2, tra un po' lockdown 3, qui a Semagna, insomma, fa una porchetta. E poi andiamo qui, al posteriore, e abbiamo, ostia, una bella Elite Tail Light Series by Rugged Ridge, ovvero queste belle armature che mi piacciono molto della Rugged Ridge e che proteggono un po' il nostro bel faro. Continuiamo a girare, sono copriruote, qua è rimasto tutto invariato. E cosa abbiamo fatto? Ragazzi, mi ero dimenticato, ostia. Una modifica per andare molto più forte. No, scherzo, mi piace se mi prendo un po' in giro. Abbiamo messo le protezioni degli ammortizzatori Fox by Fox, quindi vi proteggono lo stelo in off-road, anche quelli sono simpatici, ovviamente ne abbiamo già venuti così tanti che sono tutti esauriti, però vabbè, a parte quello speriamo che ce li consegnino a breve. E poi qui, qui la bielletta by Steersmart, la vedete che bella, quanta tecnica, e poi là vediamo una bella panard regolabile e un bel ammortizzatore di sterzo, sempre Fox. Con questo ragazzi vi saluto dalla Performance 4x4 e dalla 1941 Rubicon Pack. Alla prossima ragazzi, ciao! Ah scusate ragazzi, mi ero dimenticato di un accessorio importantissimo che ho avuto modo di scoprire da poco, un accessorio che questo non ce l'ho nemmeno io, ragazzi, questo mi ha fregato. Forse si riesce a vedere le corna, che non sono quelle della moglie, le cornine, ecco, mi hanno detto che questo accessorio qua funziona e lo trovate, non ve lo dico dove lo trovate, ve lo dirò. Niente, praticamente piove l'acqua e cosa succede? Che questa canalina vi fa scendere l'acqua non all'interno delle macchine. E voi mi direte, ma uno che spende 70.000 euro di macchina, ci deve piovere anche dentro? Cioè è compreso nel prezzo questa modifica? È il bello della gente.